Roberto, come vi trovate? Diciamo la benedizione alla salma. Senti così. Divenuto caro a Dio, fu amato da Lui e poiché viveva fra i peccatori, fu trasferito, fu rapito. Cara Maria, da quando ti conosciamo ci hai sempre sorpresi con le tue notizie all'ultimo momento. Questa notizia però ci ha lasciati senza fiato. Sei stata una persona eccezionale, una di quelle che nasce una volta ogni 1000 anni. Da quando eravamo bambini sei stata sempre presente e sei diventata un po' la zia di tutti. Avvenimenti del genere ti fanno crollare il mondo addosso. Ci lascia un punto di riferimento, non solo per noi giovani, ma per l'intero paese. Tuttavia vogliamo ricordarti con quel sorriso e quel modo di fare che ti contraddistingueva. Ci mancherai tanto, i tuoi pupucci. Uno speciale che farò dell'informatore parrocchiale solo su Maria, quindi raccoglieremo un po' tutto quello che c'è perché sia fatto oggi per zia e per tutto quello che credo continuerete a fare e niente, grazie a tutti. Che oggi sia uno degli ultimi incontri del nostro percorso formativo per gli adulti che aveva per tema che tempo. Fino a quando il virus non ci ha fermati, avevamo fatto una buona parte del percorso e tu, sempre presente, sei intervenuta con le tue opinioni, con degli aneddoti che ci hanno fatto anche sorridere. La sua anima fu gradita al Signore. Perciò egli lo tolse in fretta da un ambiente malvagio. Cara Maria, sei e sarai sempre una persona fantastica. Ci hai sempre sostenuti, sopportati, aiutati e amati in ogni momento. Ti vogliamo ringraziare per tutto quello che fai ogni giorno per noi. Senza di te noi saremmo persi. Senza le tue storie, senza i tuoi furti e le risate infinite. Non perdere mai l'entusiasmo che hai e la voglia di farci imparare e divertire. Auguriamo a tutte le persone di conoscere una persona come te. Ti vogliamo tanto bene, grazie di tutto, i tuoi ragazzi del Campus Scuola. I'm just happy for you.